Si chiude una stagione lunga, faticosa, con tante emozioni. Già prima di questo match la Lazio sa già che chiuderà sesta, ma qualche giorno si deciderà il futuro. Un altro campionato va negli annali, l'obiettivo è finire al meglio. Dal Mapei Stadium, città del tricolore di Reggio Emilia, benvenuti a Sassuolo Lazio, finale soft. Fotografo celeste da parte di Luigi Sinibaldi. Arriva l'ok da parte del delegato di Lega Luca Grilli e allora si può andare via. Partiti per questo match. Va intanto Berardi, poi cerca il tiro in porta Kyriakopoulos e gol del vantaggio del Sassuolo, attirato da lontanissimo Giorgos Kyriakopoulos, ha messo dentro il primo gol dell'incontro. Possibilità per il tocco lungo verso Murici, che salta anche Consigli e palla sull'esterno della rete. Lazio vicinissima al pareggio, ma c'era la segnalazione di offside. Va Cataldi, palla morbida verso Murici che fa la sponda, Parolo anche lui verso Correa, colpo di testa con Consigli che raccoglie il pallone. De Frel ancora, scambio rapido, ancora De Frel, sempre De Frel, spara alto, vorrebbero la deviazione anche Berardi e gli altri. Frontera dice non c'è alcuna deviazione, rivediamo sul replay. De Frel, vediamo, forse Marusic secondo qualcuno l'ha toccato. Si è parlato anche di Napoli, nel frattempo De Frel per Locatelli, poi Kyriakopoulos, ancora un tiro col sinistro e palla che sibila fino al palo alla sinistra di Stracoscia che sarà gettato. Poi Murici, occhio a Cataldi che è scattato, ancora Murici, palla d'esterno verso Lazzari, praticamente quasi quasi un velo verso Fares, calcio e porta Fares, palla sul fondo. Finisce qui il primo tempo, dunque 1-0 per il Sassuolo, il gol al decimo minuto di gara di Kyriakopoulos. Attenzione a Lazzari, Marusic, cross in aria verso Cataldi, Kyriakos allontanato parzialmente, poi Boga, poi Appa, bravo verso Lulic, eccolo qua, cerca il tiro in porta Lulic, Consigli, voglia di gol contro il cross sul secondo palo, di testa Marusic per Murici e palla direttamente sul fondo. Ancora Pacpro, Lazzari di tacco, viene asfaltato da Kyriakopoulos, peraltro già ammonito, occhio a Marusic, rosso per Caputo, fuori dai pali di Stracoscia, deve rientrare subito da quelle parti, poi Caputo, calcio di rigore, ma no, ma si è fermato Parolo. Calcio di rigore per il Sassuolo, va Berardi e mette il pallone in rete, gol del 2-0. Penetra ancora Jan, cerca il cross bloccato all'intervento di Radu, ancora Fares, bloccato pure lui, attenzione ancora con il Sassuolo, con Caputo, ma è riuscito a salvare sulla linea Parolo. È riuscito Parolo a salvare sulla linea, ha fatto una cosa ancora, poi perché ti riporta Caputo e Stracoscia mette la palla in calcio d'angolo. L'orgoglio sassolese, ma anche la Lazio che non vuole in questo caso subire il terzo gol. Finisce il campionato della Lazio, la Lazio che perde ancora in trasferta e ovviamente adesso testa alla prossima stagione.